cosa serve, dove si può volare con il nostro drone, a che categoria appartiene e in che categoria open va a finire. Andiamo a vedere. Ragazzi, benvenuti in questo nuovo video dove andremo a vedere cosa ci serve per poter volare col nostro drone, dove e come possiamo volare e in che categoria andiamo a finire. Ma prima di iniziare, come di consueto, ti vorrei chiedere di iscriverti al canale, attivare la campanella, abilitando tutte le notifiche, se no me ne arrivano solo in parte, e se vi va, seguirmi su Instagram, dove posti i miei più bei lavori. Allora, ragazzi, precisiamo una cosa: che il regolamento europeo è già pubblico da parecchio tempo, doveva entrare in vigore l'1 di luglio, ma è entrato in vigore per i motivi che sappiamo il 30 di dicembre. Quindi queste cose che andrò a dire le avevo già dette in un altro video, però adesso cercherò di essere più sintetico e più veloce, perché so che il tempo è prezioso e non volete stare lì a sentire tutte le piccolezze che poi a noi non servono. Quindi la cosa che andrò a fare è in che categoria va a finire il mio drone. Una volta che so in che categoria va a finire, avrà la sua sottocategoria open che mi dirà cosa potrò fare, cosa mi serve per poter volare. È molto molto semplice. Precisiamo un'altra cosa: che fino all'1 gennaio 2023 per i droni senza nuova marchiatura CE, quindi per il momento per tutti i droni, ci sarà la Limited Open Category che in base al peso vi dirà dove poi andrà a finire il vostro drone e quali regole seguire e cosa ci servirà per poter volare. Dopo tale data ci sarà soltanto la Open Category. Punto. Ok? Quindi fino a quel momento potremo avvalerci di quella Limited Open Category per i droni senza marchiatura CE, perché se usciranno nuovi droni con la nuova marchiatura CE anche in questo lasso di tempo della Limited Open Category, ovviamente andranno nella Open Category, avranno quella classe là, se C0, C0, C1, C2 e così via. Per vedere queste classi, ovviamente io vado sul sito EASA, ok? Quindi non ci possiamo sbagliare. Io vi lascio sempre il link in descrizione qualora vogliate andare a controllare voi stessi. Andremo a vedere insieme queste categorie. Allora, cominciamo da questa parte qua. Qua ci preannuncia che nella 1 si può volare sopra le persone, ma non sugli assembramenti. Nella 2 si può volare vicino alle persone e nella 3 lontano dalle persone. In sostanza, è questo. Andiamo a vedere le nostre categorie. Qua possiamo vedere che sono definite da dei pesi. Ok, quindi noi ci dobbiamo basare per i droni senza marchiatura CE dal peso del nostro drone. E quindi sotto i 250 grammi andrà nella A1. E cosa potrà fare? Qua c'è scritto che non ci aspettiamo che tu voli sopra le persone, però cioè, si può fare, si può volare sopra le persone non informate, ma questa cosa deve essere minimizzata. Ok, quindi sì, può volare sopra le persone non informate. Io ricordo sempre una cosa: rispettiamo la privacy. Ovviamente non vola 1 metro da una persona non informata, cioè dobbiamo essere abbastanza discreti e dobbiamo evitare qualsiasi tipo di collisione. Ok? Questo è il minimo che si possa fare. Poi in questa colonna qua abbiamo Drone Operator Registration. Questo significa cosa? Non la registrazione del drone, ma dell'operatore. Ok? Quindi l'operatore si dovrà registrare per volare in questa categoria. Qua c'è scritto no se se non ha una camera e quant'altro. Noi nel nostro caso magari abbiamo il Mavic Mini Mini 2, quindi sì, ok, l'operatore si dovrà registrare. Tutti i droni, giocattolo e quant'altro non avranno bisogno di alcuna registrazione, non dovranno fare nulla praticamente, e non c'è neanche il minimo d'età per questi droni. Mentre per i droni come Mavic Mini Mini 2 c'è un minimo di 16 anni, ok? Non c'è bisogno dell'attestato, l'ho ripetuto, lo ripeterò mille migliaia di volte, non c'è bisogno di fare 30.000 video, ragazzi, per dire questa cosa. E quindi abbiamo queste condizioni qua. Poi, sotto i 500 grammi, faccio un esempio, Mavic Air 1, Spark, sempre sotto categoria 1, quindi stesse regole per quanto riguarda 250 grammi. L'unico cambiamento dal Mavic Mini Mini 2 è che dobbiamo avere il patentino 1.3, quindi
il non critico. Tutto qua. Possiamo volare in modo abbastanza tranquillo, fate sempre attenzione, rispettare la privacy e quant'altro. Poi c'è un'altra categoria sotto i 2 kg, ora andremo a vedere nel dettaglio, che andrà in A2, ok? Però in questa categoria, allora, intanto possiamo dire che non si può volare sulle persone non coinvolte. Apriamo una parentesi per queste persone non coinvolte. Cosa sono? Ovviamente le persone informate che sono con voi, ok? Magari vi stanno accompagnando, sanno che voi avete un drone e che lo state per far volare. Ma le persone che non sanno direttamente questa cosa e non sono coinvolte in questa azione sono le persone non coinvolte, ok? Quindi magari, tra virgolette, tutti gli estranei a questa situazione qua. E dobbiamo mantenere una distanza di 50 metri da queste persone qua non coinvolte. Ovviamente si deve fare la registrazione e in più nella A2, oltre al patentino normale, quello online A1-A3, bisogna fare un ulteriore test teorico, questa in una sede, e bisogna superarlo. Tutto qua per avere questo, diciamo, A2. E voglio chiarire una cosa per quanto riguarda i droni sotto i 2 kg. Se voi non fate il test, quello teorico, quello dopo il patentino non critico, quello ce lo dovete avere, andate direttamente in A3. Quindi non siete obbligati ad avere questo test per avere l'A2. Ok, quindi se non avete l'A2, andate in A3. E quindi in A3 i droni sotto i 25 kg. Quindi non possiamo volare vicino alle persone, quindi oltre 50 metri, ragazzi. Stare molto attenti. È lontano dai centri urbani, 150 metri, quindi sono una classe, diciamo, con più restrizioni. Ovviamente la registrazione dell'operatore, consiglio di flight, è il patentino, quindi il solito patentino A1-A3. Tutto qua, quindi tutti i droni che sono come Mavic 2 Pro, Evo e quant'altro, o sotto i 2 kg con la 2, col test teorico, o sotto i 25 con la 3. Tutto qua, quindi questi sono i droni che non hanno marchiatura CE, quindi tutti quelli che abbiamo finora. Ricordo una cosa fondamentale, tutti i droni devono avere un'assicurazione con un massimale che è di 800.000 euro, maggiore di 800.000 euro, ok? Quindi questo ce lo devono avere tutti i droni e ovviamente devono rispettare, ripeto, le mappe di flight. Come facciamo a rispettarle? Io vi ho fatto un video, ve lo lascio qui nelle schede, per quanto riguarda le mappe, e dovete essere registrati come operatori, perché qua tutti i droni necessitano la registrazione dell'operatore su di flight, a meno che non siano giocattolo. Ho fatto anche un video su di questo per mettervi in regola e ve lo lascio qui nelle schede. Ora andiamo sotto, andiamo a vedere la open category, quella che entrerà dopo l'1 di gennaio 2023. Ovviamente se un drone avrà già la marchiatura, la nuova marchiatura CE, entrerà direttamente in questa classe qua. I droni con la nuova marchiatura CE, quindi qua avete già la marchiatura, e se il vostro drone avrà una di queste marchiature, andate a vedervi, controllate in che sottocategoria open andrà a finire. Andiamo a vederle insieme. Partiamo dalla prima classe, privato o C0 sotto i 250 grammi, e qua mi fermo un attimo per ricordare una cosa. Dopo l'1 gennaio 2023, quindi quando non ci sarà più la limited, i droni, ok, che sono stati comprati prima di questa data e che non hanno ovviamente la marchiatura CE, andranno in categoria A1 tutti i droni sotto i 250 grammi. Quindi Mavic Mini, Mini 2 saranno sempre nella A1 con la C0, sempre, ok? Quindi i droni che non avranno mai problemi, tutti i droni maggiori, ok, o uguali a 250 grammi, ragazzi, andranno tutti in A3 indistintamente, ok? Quindi quelli che non avranno il marchio CE, qualsiasi drone, dallo Spark, dall'Air 1 al Mavic 2 Pro, qualsiasi drone sopra i 250 grammi uguale, andrà in A3, ok? Senza marchiatura CE, tutti in A3. Ora andiamo a vedere queste classi, quindi C0 sotto i 250 grammi, A1. Qua c'è scritto una cosa simile a quella che c'è scritto sopra, quindi si può volare solo per le persone non coinvolte, però quando è possibile fate attenzione, non ci aspettiamo che voi ci voliate così tanto, però sempre molta attenzione. Qua ovviamente dice non si può volare sopra gli assembramenti di persone, questo vale sempre per tutte le categorie di droni. Per quanto riguarda la open category, questa cosa è sempre valida. Dopo c'è scritto sempre la stessa cosa, se l'operatore del drone deve essere registrato, no se è un giocattolo,
sì, se un Mavic Mini, Mini 2 e quant'altro. Quindi questa cosa la vedete sempre yes, quindi c'è per tutti i droni. Non c'è bisogno del patentino, assolutamente, dovete solo leggere il manuale, anche se lascia il tempo che trova. E non c'è un minimo d'età per quanto riguarda gli autocostruiti, senza ovviamente, stiamo parlando tutti i droni giocattolo, senza telecamere e quant'altro. 16 anni per quanto riguarda i droni sotto 250 grammi, stiamo parlando sempre del Mavic Mini. Poi C1 minori di 900 grammi, poi alla fine ragazzi la grammatura non ci interessa più, perché quando un drone avrà sopra attaccato il suo marchio, a meno che noi non ci mettiamo sopra qualcosa, ok, lo lasciamo liscio per com'è, a noi ci interessa che classe è. Andrà sempre in A1. Qua dice che non ci si aspetta che si voli sopra le persone informate, anche se si può fare, però sempre molta attenzione ragazzi, sempre le stesse regole di prima. Non si può volare sopra gli assembramenti, ovviamente sia la registrazione dell'operatore, e qua dobbiamo avere il patentino, il non critico, quello online, semplicissimo, età minima 16 anni. Andiamo nella C2 minore di 4 kg, questa è simile a quella di sotto i 2 kg, qua invece è 4 kg, e dice che praticamente non si può volare sopra le persone non informate, dobbiamo stare a una distanza di 30 metri, quindi diminuisce, erano 50, arriva a 30, e nel caso in cui noi volassimo con una modalità tripod, quindi quella praticamente ultra lenta, possiamo avvicinarci fino a 5 metri. Ricordo un'ulteriore cosa, che è rispetto alla privacy. Quindi non è che noi possiamo volare a 5 metri, filmiamo le persone e pubblichiamo online. Ok? Ovviamente se non si fa nulla di strano, vedete le persone stanno soltanto passeggiando, non c'è nulla di male, siamo abbastanza tranquilli. Ok? Però dovete fare molta attenzione, perché se le persone sono riconoscibili possono farvi un po' di problemi. Tutto qua. Ovviamente la registrazione dell'operatore, e qua dice stessa cosa per quella limited dei sotto i 2 kg. Oltre il patentino dobbiamo avere quello per poter volare in A2. Qualora non avessimo questo requisito, tutti i droni andranno in A3. In A3 che cosa si può fare? Non si può volare vicino alle persone, abbastanza lontani dalle persone, quindi abbastanza lontani anche dai centri urbani, quindi 150 metri addirittura centri urbani, è la categoria ovviamente più, con più restrizioni. C'è bisogno di leggere il manuale utente e del patentino normalissimo, tutto qua. Allora ragazzi, penso di essere stato abbastanza sintetico, quindi al momento, dato che non c'erano droni con marchiatura CE, dobbiamo andarci a vedere la limited open, quindi in base alla grammatura del drone andiamo a finire in quelle sottocategoria 1, 2 e così via. Dopo, in un secondo momento, dopo l'1 gennaio 2023, ovviamente i droni dovranno avere comunque la marchiatura CE, se non potranno volare, andiamo e ci vediamo le categorie open. Cosa molto semplice, questa cosa esiste ormai da quando c'è il regolamento europeo, non è cambiato nulla, ed è un regolamento che è stato fatto per tutta Europa, in modo tale che noi, se dovessimo andare in un altro stato, non ci dobbiamo poi ritrovare a non poter volare in determinate situazioni, o il nostro drone ha un peso, la marchiatura CE, no, univoco per tutti questo regolamento, in modo tale da poter semplificare la vita, ok? L'importante è poi che in ogni nazione, è una cosa che secondo me manca e dovranno fare in qualche modo, sarebbero gli spazi aerei, perché se noi dovessimo andare faccio un esempio, in un'altra nazione, non sappiamo per quanto riguarda le mappe dove dobbiamo volare, a chi ci dobbiamo riferire. Stessa cosa ragazzi, identica, che questo è un aspetto che non hanno parlato, è per chi viene in Italia. Chi viene in Italia da un'altra nazione a dover volare, dove va a controllare le mappe? Che su D-Flight deve essere registrato? Sì, è una registrazione gratis, ma comunque si deve registrare, ok? Non sono, diciamo, free, libere. Sì che ci sono delle app, ma le mappe a cui noi dobbiamo fare sempre riferimento sono quelle di D-Flight. Quindi questo secondo me è il punto un po' che ancora non è stato chiarito e si dovrebbe chiarire. Ci vorrebbe una mappa europea di volo per tutti i droni per poter, diciamo, volare ancora più tranquilli e in sicurezza. Ebbene ragazzi, spero di essere stato abbastanza veloce e riassuntivo nel dire tutte queste cose, anche se potete andarvela a controllare, vi ho lasciato il link in descrizione, tutte le categorie, tranquilli. Se il video ti è piaciuto, ovviamente mi raccomando, lasciate un like, un commento qua sotto per parlarmi di questo argomento, se volete specificare qualcosa, e mi raccomando iscrivetevi al canale, attivate la campanella per rimanere sempre aggiornati, e noi come sempre ci vediamo a un prossimo video. Ciao!